riaprono l'Hotel Palazzo Esedra ed il ristorante della Piscina, due importanti strutture ricettive della mostra d'oltremare di Napoli. Palazzo Esedra, che oggi ospita un albergo a 4 stelle con 106 stanze, fu inaugurato nel 1940 ed i lavori di recupero cominciati nel 2010 hanno visto il restauro della facciata, delle sale, delle corti storiche e del salone d'onore affrescato dagli artisti Notte e Girosi. Il complesso del ristorante della Piscina ospitava in origine attività diverse ed è stato anch'esso restaurato negli ultimi 2 anni, salvando tra le altre cose l'opera in terracotta del pittore futurista Prampolini dal titolo Ritmi africani. Non è solo un albergo, è un recupero storico, architettonico di un luogo straordinario qui in mostra d'oltremare. Dopo l'apertura di Teatro dei Piccoli i giorni scorsi, oggi anche il ristorante Le Piscine insieme all'albergo, in vista della realizzazione dei lavori del grande progetto come Torre delle Nazioni e altre, Napoli è viva, punta sul turismo, sulla cultura, sugli spazi aperti, gli spazi urbani, è una città che sta progredendo sempre di più. L'albergo ed il ristorante rappresentano dunque un importante passo in avanti per la rivitalizzazione dell'intera area fieristica, iniziata con l'inaugurazione lo scorso anno del centro congressi e proseguita pochi giorni fa con la riapertura del Teatro dei Piccoli.